Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy verso... Anzi, ci ritroviamo su Rogue Galaxy in direzione Vedan, perché oggi andremo ad esplorare finalmente l'ultima delle tre rovine che appunto ci permetteranno di accedere in quella zona di rosa che ovviamente era bloccata dai tre sigilli. Quindi teletrasportiamoci subito verso la zona. Vediamo adesso dove devo andare effettivamente, perché lì c'è una zona che forse adesso posso... Non credo che sia esatto nella miniera. Io penso che sia di più. Penso che sia da questo lato, sapete? Perché quella zona inesplorata mi sa tanto di zona nuova. Cioè, non... ecco, quella zona lì, vedete? Non vorrei dire una mezza cagata, però... Spero di sì. Cioè, penso e spero di sì. Allora, facciamo un po' di strada insieme, giusto per evitare di tagliare sempre il video, fare... un collage praticamente di cutscene, perché alla fine potrei tranquillamente fare una sorta di serie cinematografica con tutte le cutscene e via, mentre invece voglio comunque mettere e inserire dentro il gioco il gameplay, anche se adesso sono decisamente OP per questa zona di, diciamo, di combattimento, per cui tutti i mostri qua teoricamente dovrebbero fare una bruttissima fine. Stavo renderizzando dei video, ma spero che abbiano finito, perché sennò avremmo un po' di lag. Io avevo controllato e mancavano tipo 30 secondi, per cui non credo che sia questo il problema. Allora, con questo tizio, con quel tizio ci avevo parlato. Cioè, con tre colpi praticamente di shot è già questo. Allora, io con questo tizio in realtà ci avevo già parlato. Esatto. E adesso teoricamente dovrei andare di qua. Esatto, vedete? Ok, avevo pensato giusto. Perché questa zona prima era chiusa, effettivamente. Ora che ci penso, questa zona era chiusa prima. Mentre invece adesso no. What are you doing here? Not a thing. Just taking a stroll, that's all. Yeah, keep up the good work, fellas. Oh yeah? Just taking a stroll, huh? Hey, Jester. Let's take him down. No. I don't want to cause a scene. We should try to talk our way out. What are you whispering about? That's it. I'm taking you in for questioning. Come with us. Okay, Zegram. You win. See? We'd be fighting him either way. Now we've done it. This isn't good. Huh? This way! Hurry! Damn! Where'd they go? That was a close one. Hi there, I'm Harry. Good to meet you. Thanks a lot. I'm Jaster. What do you know? Never pictured a place like this under the town.
This is our hideout. We live here, me and my friends. But listen, I could really use your help. You see, there's been some trouble. Sorry, kid. We've got our hands full. We don't have time to make some brat's wish come true. I've been following you guys for a while now, and I just know you'll be able to help us. Sheesh, how many times do I have to tell you? We have grown up business to... Now, let's just listen to what he has to say. I need you guys to help Borga. Borga? Yeah, he's a friend of ours. He lives way deep inside the waterway in the Cancer King ruins. So, what happened to him? These weird robots came in and started messing with the ruins. It's almost as if they were looking for something. Borga's trying his best to stop them, but he can only do so much. He's gonna get himself killed unless we do something. Datron's robots, I'll bet. All right. I don't know if we'll be able to help your friend, but we'll do our best. You really will? Thank you so much! Go and rescue Borga and get him far away from there. So, what's this Borga person look like? Person? Borga's not a person. He's a beast. Beast? Yeah, but it's not like he's a bad beast. He protects us. He's fought for us zillions of times. He's awful nice and warm-hearted, just like a real person. Pretty harsh joke you're trying to pull. Well, Jaster, as if I even have to ask. He's deep inside the waterway, right? Yep, and I can help you guys out from here. I'll get all kinds of items ready for you. And they're all yours. For a small price, of course. Shrewd little brat. Oh, and take this. Use it to get in touch if you guys run into some trouble. All right, then. Good luck out there. Benissimo. Allora, se avete notato bene, lì sopra avevamo un forziere che al momento ci è sfuggito. Oh, giacca del lupo. Questa non so se era forse per Zegram. Credo che fosse addirittura per Zegram. Fatemi controllare. Credo proprio di sì. Sì. Sì, giacca del lupo. Allora, qui abbiamo Harry, che ovviamente ci ha dato la possibilità, in questo caso, di poter andarcene. Ora, se io dovessi fare teletrasporto, giusto? E dovessi fare... No, questa è la stazione, non c'entra. Un secondo, perché se io dovessi ritornare un attimo indietro... No, Dorgenark, scusatemi. Ecco. Allora, se io dovessi tornare indietro adesso e rifare la stessa strada, non so se possiamo andarci a prendere quel forziere. Voglio andare a vedere, voglio andare a fare questo test. Però lo faccio e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, si poteva benissimo tornare indietro e prendere quei forzieri. Infatti li ho aperti, non c'era nulla di che, solo qualche oggetto per Eureka. Quindi niente di estremamente interessante. Allora, facciamoci scorta di tutto ciò che possiamo portare. Il fluido rigenerante massimizzato, assolutamente sì. Tonico, no. Tritonico, no. Nascita, ok. Ti serve una licenza di platino. Va bene, ok. Non c'è nient'altro che mi interessa per il momento. Allora, di salvare non sto salvando. Come potete vedere, sto utilizzando Zegram, dato che comunque con Simon ho praticamente, non dico maxato, ma quasi portato al massimo tutte le sue armi al momento. Mentre invece Kisala ancora ha qualche arma da maxare, quindi ho fatto il cambio. Successivamente cambierò Kisala e molto probabilmente metterò Steve. Metterò Steve perché devo maxarlo necessariamente. Lui purtroppo ha veramente le armi indietro di tanto, veramente indietro.
Quindi penso che probabilmente utilizzerò lui. Tra l'altro sto scoprendo anche che queste rovine in realtà, o non so se è perché sono io estremamente OP, cioè con tutti gli oggetti che ho preso, magari non in questo momento dire OP mentre stai crepando, però intendevo dire appunto che è possibile che sia decisamente OP io, perché questi mostri che sto praticamente sconfiggendo qui cadono come niente praticamente, cioè proprio vengono sciolti come burro. Qui c'è un mimic. Here we go. Quindi facciamo attenzione. Vabbè, i mimic comunque ormai, come potete vedere, non hanno una grandissima... cioè, non mi fanno praticamente più niente. Non ho letteralmente paura più dei mimic. Riesco a sconfiggerli abbastanza in fretta. Allora, Kisala, potenziato l'arco, quindi cambiamoglielo subito. Lei, vedete, sta finendo praticamente le armi da maxare ormai. Potrei farle maxare questo, sì, che è 37, lo preferisco, in modo tale che appena finisce di maxare queste due armi non ha più armi da utilizzare e la cambio. Sicuramente metterò Steve, perché il suo equipaggiamento, guardate, ancora è 18, addirittura è 13, quindi veramente veramente basso, e devo necessariamente potenziarlo, c'è poco da fare. Nel frattempo iniziamo a raccogliere materiali, iniziamo a prendere bauli, facciamo tutta l'esplorazione necessaria. Quel quadrato rosso della mappa è dove praticamente riuscite ad arrivare dalla zona dove ci ha salvato Harry prima. Quindi, dato che ho dovuto rifare praticamente la strada al contrario, sono sbucato praticamente lì. Quindi era giusto comunque comunicarvi anche questa cosa. Cioè, come potete vedere, cioè, siamo letteralmente fortissimi. E non so se perché comunque è questo, diciamo, questo dungeon che in realtà è di livello più basso rispetto a come siamo noi. Però, teoricamente, se avessi seguito la logica delle esplorazioni del mondo, cioè nel senso, in base ai pianeti che ho esplorato, teoricamente questo è uno degli ultimi che ho esplorato. Quindi dovrei essere in difficoltà qui. Invece non so se magari è soltanto perché questa è la prima fase, cioè la prima parte comunque del dungeon, e quindi ci sono dei mostri un po' più deboli rispetto a quelli che siamo stati abituati a vedere prima. Quindi non so effettivamente. E tra l'altro devo stare anche attento, perché non so se effettivamente qui ci sono bauli, forzieri e robe varie. Quindi in realtà dovrei controllare con 100 occhi. Però alla fine sono anche abbastanza tranquillo, perché ricordo che una volta sbloccati tutti i teleport posso tranquillamente guardare dove sono i vari forzieri e poi aprirmeli con calma. Quindi non ho assolutamente premura da questo punto di vista. Mi ha buttato KO. La cosa buona della strategia all'attacco è che praticamente le cure o tutto quello che c'è di bisogno lo fanno tutti automaticamente, quindi non mi devo letteralmente preoccupare di nulla. Posso cavarmela e giocare come mi pare e piace. Oh, una lancia per Jupis. Questa è una lancia per Jupis. Qui chissà dove andiamo, perché i corridoi con l'acqua possono portare in altre zone. E credo che qui effettivamente è la zona che mi interessa. Vediamo se è così. Beh, a parte i nemici che comunque spuntano come se non ci fosse un domani, perché... C'è
Cioè, anche loro comunque come mostri mi levano decisamente meno. Quindi non so se è una cosa... Cioè, non ne ho idea. Non so se è una cosa a cui si riferisca effettivamente il dungeon o altro. Comunque, io direi che allora per il momento posso staccare. Faccio un piccolo taglio, mi dedico un attimo all'esplorazione di tutto mi dedico all'esplorazione di tutto questo luogo e poi ci rivediamo dopo. Anzi, prima dai, facciamoci questa battaglia assieme e poi ci salutiamo e poi dopo continuo l'esplorazione per conto mio. Benissimo, ci becchiamo dopo. We'll never get past this. Whoa, if we fell in, we'd be swept away, and who knows where we'd end up. Then what do we do? I'm not exactly waterproof myself. Hey, you know what? Maybe that kid would have some idea how to get around this. He told us to ring him if we got stuck. Esatto, ci ha detto di chiamarlo se avessimo avuto problemi. Quindi che cosa dobbiamo utilizzare? Ovviamente la campana che ci ha consegnato. Allora. Esatto, utilizziamo la campana di Harry. Vediamo che cosa succede. So, what's up? Oh, this place. Well, can you do anything? Sure, no problem. Hang on a sec. I'll set it up so you can cross. Usually the water only comes up to my knees, but when it gushes like this, look out. This is where I first met Borga. It was flooding like this back then, too. I was just about to drown. But just then, Borga came and saved me. And ever since then, we've been hanging out together. Borga saved my skin tons of times since then, too. And he's a way better friend than most adults I've ever known. And now, it's my turn to save him. Okay, that should do it. It's pretty cool, huh? I made it myself. Well, I'll head back then. You take care of Borga, okay? Costruito un ponte in 448 che non so neanche come abbia fatto a srotolare fino là sotto. Però va bene. Andiamo. Ed è anche bello solido, guardate, neanche si muove, non vibra, non trema. Veramente, veramente ottimo lavoro. Ok, altri fluidi rigeneranti che fortunatamente non mi ha fatto buttare. Ero convinto di dover buttare. Ok, scendiamo. Boom! Perfetto. Quindi siamo nella zona numero 2. Vabbè, mostri che arrivano a caso. E quindi vi stavo dicendo che per l'appunto volevo un attimo concentrarmi sull'esplorazione. Anche se in realtà poi ho pensato al fatto che comunque una volta sbloccati tutti quanti i teleport avrei avuto modo di poter recuperare forzieri qualora li avessi lasciati indietro. Certo, i forzieri che mi appaiono di fronte e che mi dicono tipo quello che mi dicono aprimi, ovviamente li vado a prendere. Anche se quello mi sa che bisogna avere la chiave, quindi possiamo tranquillamente andarcene. Bene, altri scimmioni. Oh, mi ha letteralmente salvato quella freccia che ha lanciato di sala. Quanti sono? Ah, ce n'è ancora uno. Beh, io devo aspettare di arrivare al nuovo livello per poter equipaggiare la nuova arma di Juster. Solo che non voglio cambiarlo perché essendo il protagonista
sinceramente mi sembra abbastanza inutile cambiarlo. Cioè, a me lui serve sempre e comunque forte. Bisogna sempre avere, in questo tipo di giochi, bisogna sempre avere un personaggio OP da fare schifo per carriare possibilmente anche quelli più deboli. Quindi è una cosa che comunque consiglio sempre, anche su Rogue Galaxy, utilizzare un personaggio un po' più debole, che può essere carriato da quello forte, è una soluzione. Quindi vedete Juster che comunque riesce a fare danni in maniera molto evidente, diciamo che è buono da utilizzare. Allora, Zegram ha maxato la sua arma da lancio, quindi cambiamogliela, visto che ce l'abbiamo là un'altra. Nice. E tra l'altro Zegram, a parte queste armi, se non le dovessi fondere adesso, potrei anche cambiarlo, a dire la verità, perché pensavo di avere più armi da Zegram da maxare, invece no. Qui nel frattempo sto prendendo anche armi per Simon, che giusto giusto l'ho cambiato adesso, proprio guarda caso. Va bene, facciamoci quest'ultimo combattimento e poi ci risalutiamo di nuovo. Così vado un po' ad esplorare. Benissimo. Ragazzi, direi che continuo l'esplorazione e ci becchiamo dopo. Him again. So it is you. I warn you. You are not the ones who are to approach Eden. It is better if you leave now. Huh. Too bad. Not gonna happen. Then I have no choice. You are in Father's way. Be gone. The sight of this blade shall be your last. Here we go! I seriously doubt that'd be enough to kill him. Come on, this is no time to linger. Yeah.
It seems they have not noticed yet. The fools. Everything is in the palm of Father's hand. Zegram giustamente collabora con lui, quindi sa benissimo che non bastava ciò per poterlo fermare. Comunque, continuiamo la nostra esplorazione e ci becchiamo dopo. Ok ragazzi, siamo già addirittura all'altare di Re Cancer. Wow, mi sembra quasi assurdo che sia riuscito ad esplorare così velocemente. Cioè, veramente assurdo. Vediamo un po' che cosa succede. So, this is Borga. And look, he's fighting Daytron's mechanized troops. They must have come here looking for that key piece. We have to do something. Yeah. Hang in there, Borga. This is nothing. Take him out. Like one of the ancient kings, the Cancer King. But why is he here? Don't get so worked up. It's just a ghost. Just a ghost? Harry. Oh, don't try to move, Borga! Master! Different, but I know it's you. I could never forget those gentle eyes. You were my top retainer and my friend. It's been too long, Borga. My friend, have you been watching over my tomb all this time? Yet, I was unable to protect the kingdom that you and I worked so hard to build together. Please forgive me, Borga. I am sorry for failing you. That's enough, Borga, my friend. Our time has come to an end. You and I do not belong in this era.
We are merely ghosts hanging on to the past. Come with me, Borga. It is time to depart. Borga, you're... No! Borga! Don't go! Borga! Borga. Goodbye, Harry. You said my name. Goodbye, Borga. So, Borga was the Cancer King's vassal. And he kept on guarding the king all this time, even after he turned into a beast. Cancer King's key piece. Harry, you okay? Yeah, I'm okay. It's better this way. I mean, did you see him? Borga was actually smiling. Yeah, you're right. This is better. Borga finally got to go home. Home to the beloved king he had always dreamed about. We'll keep trying our hardest too, Borga. We'll do whatever it takes to survive down here. All right then. Thanks a lot. Now that you have that key piece thing you came looking for, I guess you're all set. You're gonna leave now, huh? You knew about that? Yeah, well, you know. Listen, come back here anytime, okay? I'll be waiting for you. Got it. Good luck, Harry. You bet! That's all three key pieces. Our wait is over. Ok, direi che questo è stato senza ombra di dubbio il dungeon più facile e veloce che abbia mai fatto. Cioè, nel senso, veramente è stato rapidissimo riuscire a, non lo so, proprio a completare tutto. Per cui io direi che con questa sezione abbiamo finito. Ecco, grazie per avermi interrotto, maledetti uccellacci del malaugurio. Vi stavo dicendo appunto che grazie a grazie a quest'ultimo dungeon abbiamo finito la parte dove dovevamo collezionare tutti i key pieces, quindi tutti gli emblema chiave per poter aprire quella che era, o per meglio dire, quello che sarà forse il nuovo dungeon nella zona di Rosa. E quindi adesso non dovremmo far altro che tornare indietro e vedere che cosa succederà. Però, per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me e ovviamente ci becchiamo alla prossima.